Nella caserma di Via Diaz a Teramo, sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, si è festeggiata la ricorrenza della patrona Santa Barbara in un clima disteso e solidale. Alla messa in onore della Santa hanno partecipato tutte le autorità civili e militari di Teramo. Un anno complicato il 2017 per i 180 Vigili del Fuoco teramani che hanno effettuato complessivamente da gennaio ad oggi 11.000 interventi, di cui 300 solo per spegnere incendi boschivi e concluso oltre 1.000 procedimenti amministrativi. Onoriamo la nostra patrona Santa Barbara perché ci fa trovare e ritrovare, soprattutto tutti insieme, nello spirito di corpo molto importante per noi Vigili del Fuoco. Chiaramente quest'anno, come diceva, non è stato un anno felice da un punto di vista operativo, perché a iniziare appunto da gennaio con quella nevicata eccezionale abbiamo avuto il nostro da fare, abbiamo contato e quindi qui vorrei ricordare 3 vittime qui in provincia, quindi grande vicinanza alle famiglie da parte dei Vigili del Fuoco. Poi successivamente abbiamo avuto le frane di Civitella del Tronto e di Campli, successivamente proprio in estate con quella siccità e con quelle temperature elevatissime, grande da fare per gli incendi boschivi, e poi non più tardi di 20 giorni fa abbiamo avuto ulteriori allagamenti lungo la costa teramana che ci hanno visto impegnati in maniera incessante. Grazie veramente al personale dei Vigili del Fuoco di Teramo, perché ha consentito con la disponibilità, con i rientri in sede, proprio di aumentare quel dispositivo di soccorso che ci ha, diciamo, consentito di fronteggiare tutte queste emergenze. Non ci sono stati incidenti tra il personale durante questi interventi? Per fortuna no, devo dire che abbiamo contato soltanto alcuni piccoli incidenti di percorso, ma direi, come dire, fa parte un pochino dell'ordinarietà. Devo dire che nessuno veramente si è fatto male, quindi anche, come dire, una buona preparazione. Ecco. Il comandante Panzone annuncia inoltre con orgoglio l'imminente ristrutturazione e utilizzo di un vecchio edificio adiacente alla caserma di Via Diaz e l'aumento di 4 vigili del fuoco nell'unità di Roseto.